una domanda. Come fa un uomo ad affermare il suo potere su un altro? Facendolo soffrire. Esatto. L'obbedienza non basta. Il potere è infliggere dolore e umiliazione, altrimenti non c'è certezza. Il potere è fare a pezzi una mente umana e poi rimetterla insieme nella nuova forma che tu stesso scegli. Il potere non è un mezzo, è un fine. Se vuoi avere una visione del futuro, Winston, immagina uno stivale che calpesta un volto umano in eterno. Siamo ormai al decimo anno di festa, anche il decennale. Tante domande rullano nella testa e alcune di queste vogliamo porle al pubblico e difatti lo abbiamo fatto. La casa di chi l'abita è un vile, chi lo ignora. Il tempo è dei filosofi, la terra di chi la lavora. Direttive, degli ordini, no, è il potere di dare la vita e da questo a noi ci basta. Sì, quest'anno Festival Internazionale di Teatro Azione a San Casciano sul potere, come lo vedete sul manifesto. Quest'anno chiaramente nel cinquecentenario della scrittura del Principe ci sembrava ancora ovvio, come dire, focalizzare l'attenzione proprio su. Uno può immaginare che lasciando lo spazio dove si trovano, qualcosa comincia a succedere, perché siccome lo vedete lui è in bilico, insomma, potrebbe cadere. Per cui io temo che l'uomo sia portato naturalmente ad avere un discorso di potere. Cioè, cosa possiamo fare, punto interrogativo, noi? Noi possiamo, penso, fare da continua, noi, la gente, da cane da guardia al potere. Tenerlo sempre con il coltello alla gola, tenerlo sempre come nella foto in bilico e dire guarda, se andiamo via te cadi. Trovo il disegno una spiegazione molto carina di quello che abbiamo voluto mettere in risalto come domanda, il potere, punto interrogativo. Pouvoir n'est pas dangereux tant qu'il circule. Il potere non è pericoloso finché circola. Perché l'animo umano è dominato da cinismo e da egoismo. Chi detiene il potere dovrebbe essere colui capace di garantire la pace e risistemare gli animi. Anche sul più alto trono del mondo non sono che seduti sul proprio culo. Niente, concludo qua dicendo. Per me, sentendo la parola potere, penso a due tipi di potere. Il potere oggi proprio, come dire, dittatore, forte, il potere del denaro, o diciamolo in un altro modo, il potere dell'economia, e poi contrapposto a un altro potere che sarebbe il potere dell'umanità. Chi vincerà? Questo sarà il titolo di un prossimo festival.